La stagione dei saldi è appena cominciata e se qualche negozio non partecipa ancora, state tranquilli che la maggior parte dei negozianti ha già aperto le porte agli sconti sui prezzi. Diversa e svariata però è l'opinione dei singoli commercianti, che tra vendite in calo e stratagemmi per attirare i clienti, manifestano reazioni differenti di fronte alla ormai innominabile crisi. Noi, ad esempio, come negozio di abbigliamento pensiamo che la crisi è soltanto in questo settore, perché comunque i ristoranti sono sempre pieni, o nel settore della tecnologia si comprano telefoni, cellulari tranquillamente, fanno anche la fila per l'iPhone 5 ad esempio, quindi un settore che ne sta risentendo particolarmente è quello dell'abbigliamento. Le vendite vanno tranquillamente, vanno bene, non dipende dai saldi, perché noi lavoriamo tutto l'anno, quindi non è un prodotto che va in saldo, lavoriamo grazie ai servizi che danno i gestori. La partenza è stata oggi e come potete vedere un po' la giornata è lentina, però noi diciamo arriviamo da un saldo precedente del mese scorso che ha funzionato tanto. Abbiamo fatto delle promozioni mirate nei weekend per coccolare insomma le clienti e non far sì che insomma arrivino direttamente al saldo quando il negozio si svuota, insomma così si possono accaparrare quello che insomma si mettono sott'occhio durante la stagione. E i saldi insomma sembrano essere partiti in modo lento, forse il caldo, la mattinata, la gente preferisce andare al mare, speriamo nel pomeriggio si riempia un po' di più il negozio. Diciamo che è critica la situazione perché, come vedete, i negozi sono tutti vuoti, bene o male, la gente ne entra poco, i guadagni sono minimi, non abbiamo neanche la possibilità di fare sconti in questi momenti. Di solito, riferendoci all'inizio dei saldi, oggi praticamente è il primo giorno. E negli anni passati insomma, si vedeva che la gente aspettava proprio questo momento. Oggi purtroppo stiamo assistendo a un fenomeno strano, qui ad Aceria, soprattutto ad Acireale, non c'è più movimento. Noi cerchiamo di essere positivi e cerchiamo di essere ottimisti, però perché noi comunque abbiamo delle spese giornaliere, quindi cerchiamo di impegnarci magari ad acquistare la clientela, a trattarla bene e a dare a loro un ottimo servizio, cercando di poter lavorare.